Pronto. Buonasera, buon pomeriggio, anzi. Sono molto emozionato perché avere con noi la Renata Colorni è veramente un privilegio e un grande onore, quindi facciamogli anche un applauso. Ottimo. Renata Colorni. Io quando ho visto questo libro, Il mistero dell'ombra, tradurre letteratura di Eri Bael Editore, sono commosso perché la lettura, non so chi di voi avrà voglia dopo averla sentita di comprarsi il libro, l'ha già comprato, ma è veramente l'essenza per capire cosa vuol dire tradurre un libro. E lei ha una storia, vabbè, ve lo diranno loro. Allora, ne parla con la Renata Marco Antonio Bazzocchi, grande italianista, Stefano Salis del Sole 24 Ore. Due amici, grandi conoscenti dell'autrice. E grandi competenti, parlavamo di competenze mentre venivamo, bene. Per chi non fosse mai venuto, questa è la voce dei libri, è una manifestazione della voce dei libri fatta in collaborazione col Comune di Bologna e l'Istituzione delle Biblioteche del Comune di Bologna, con l'idea di COP Alleanza 3.0 che ha, diciamo, ideato, finanziato un'operazione del genere. Poi c'è un sostegno anche di una banca, che è raro trovarla, che finanzia la conoscenza, la diffusione e la voce dei libri, che è la BPER, una banca ormai nazionale, ma quando ha cominciato era più che altro locale. Allora, io non devo perdere molto tempo a dire, tutti i mesi noi facciamo 9 incontri, troverete il programma sopra il tavolo all'esterno, si svolge primariamente in sala borsa, ma anche alla biblioteca dell'Archiginnasio. Sono molto felice, come dicevo prima, di avervi qui con noi e voglio solo dire, Renata, due cose perché io ho questa rubrichetta e mi diverto a fare delle recensioni. Una parte di questa recensione dice, in questo testo, lo dico a loro, Renata Colorni parla del suo lavoro con passione e profondità. Chi la conosce non può che condividere questo concetto. Spiega infatti che non basta conoscere alla perfezione due lingue, servono sensibilità, pazienza, umiltà e capacità di immedesimarsi nell'autore. Lei era così, brava Renata, sei stupenda. Poi un'altra frase che mi piace molto di Wolfgang Goethe, che dice: sull'inadeguatezza della traduzione si può dire quel che si vuole, ma quel lavoro è e sarà sempre una delle imprese più importanti e utili nei riguardi del mondo. Quindi tu sei da valutare in questo modo. Lo diceva già questo grande, tu ancora adesso devi essere valutata così. Grazie di tutto quello che hai fatto e farai. Grazie a tutti. Bene, vai, Stefano, vai. Allora va. Ma allora, prima di tutto grazie Romano per questa introduzione. Ovviamente è sempre un piacere essere in questo posto. Mi capita di fare molto spesso delle presentazioni di libri. Non è così scontato di trovarsi in un posto così bello, così pieno di storia, così adatto a parlare dei libri. Questa manifestazione l'hai giustamente intitolata Le voci dei libri. Se c'è una persona che doveva intervenire perché dà voce agli autori, questa è Renata Colorni. Molte delle cose che ha anticipato Romano Montroni ovviamente torneranno nel corso di questa chiacchierata, che sarà basata su un intervento, ovviamente, Marco Antonio Bazzocchi, al quale darò la parola fra poco, per darci un po' un quadro, una sua analisi di questo testo, e poi dialogheremo anche ovviamente con Renata Colorni, la quale, per chi di voi non la dovesse conoscere, ma nel mondo dell'editoria è una figura piuttosto nota, anche se è di quelle figure che non sono l'editore o l'autore, insomma, non sono di quelle persone che appaiono in primissima persona, è stata per tanti anni, nella parte finale della sua carriera, colei che ha dato l'indirizzo, la più importante collana dell'editoria italiana, cioè i Meridiani Mondadori, che sono l'editoria nel suo massimo grado, quella editoria che canonizza gli autori. Ma è stata, e poi nella parte finale, anche
questa è la sua carriera, ha fatto un'importantissima traduttrice, perché sì, è vero, tutta la parte teorica della quale parliamo e parleremo sarà certamente importante, però le parole e i concetti di Sigmund Freud li dobbiamo in italiano a Renata Colorni, che, come racconta in questo preziosissimo libro, erano tutto un lessico da inventare e lei non aveva ancora mai affrontato un argomento di questo genere, per poi chiudere la carriera dopo essere passata in Adelphi, avere revisionato traduzioni altrui e fattene di sue, ovviamente di autori anche molto importanti, non so, Bernard, ha chiuso la carriera, non chiuso, ma perché continua ancora, appena fatto un Thomas Mann, con un'opera che è a dir poco costitutiva del Novecento letterario mondiale, e cioè La montagna magica, che noi abbiamo conosciuto in altra versione e che Renata Colorni poi ha compiuto con un'opera importantissima, questa revisione, una traduzione che dà il senso stesso di che cosa bisogna fare con i classici, cioè riprestarli a voci nuove. Questo libro, e poi do la parola a Marco Antonio Bazzocchi, Il mestiere dell'ombra, è frutto delle sue riflessioni e della sua pratica di traduzione, e mai come nel suo caso questo tipo di racconto intreccia ciò che lei ha fatto e ciò che ci si può aspettare dal punto di vista del ragionamento, a volte anche con delle parole molto sorprendenti, su questo tema. Ma lo scopriremo anche con lei. Intanto la ringraziamo per essere qua e ovviamente do la parola a Marco Antonio Bazzocchi per entrare, diciamo così, nel tema della traduzione letteraria, visto che il professor Bazzocchi, da italianista e da grande lettore, su questi temi ovviamente si confronta tutti i giorni. Grazie, dunque comincio con un atto che non è educato nei confronti di una signora come Renata Colorni, ma nel dichiarare pubblicamente che fra me e lei molti anni fa era nato un amore che però non si è sviluppato. È nato un amore perché, come tu ti ricorderai benissimo, c'è stato un momento in cui tu sei venuto a Bologna perché pensavi di poter realizzare con quello che era allora il mio professore, il mio maestro, cioè con Ezio Raimondi, un meridiano dedicato ai grandi critici scrittori di inizio Novecento. Ci siamo incontrati e io mi ricordo di aver anche preparato una specie di indice che poi avevo discusso con Raimondi, poi per qualche ragione però le cose si sono fermate. Credo soprattutto per il fatto che Raimondi non se la sentiva di iniziare un lavoro che sarebbe stato comunque un lavoro abbastanza impegnativo, perché c'erano tanti nomi, no? Veniva un meridiano con più nomi e quindi che esigeva molti. Almeno quel momento, in quel momento io, come dire, ho avvicinato una persona che allora consideravo, come dire, una specie di divinità dell'editoria italiana, e niente naturalmente faceva presagire che poi un giorno ci saremmo ritrovati qui a parlare del suo libro. Allora, vorrei dire, Stefano, se me lo permetti, due parole prima proprio sul libro in sé. Allora, questo libro è un oggetto molto interessante, sia per la bellezza della carta, la stampa, per altri piccoli elementi. Innanzitutto il titolo, che è un titolo difficile da capire, perché non è Il mestiere nell'ombra. E uno dice, vabbè, Il mestiere nell'ombra, perché la Colorni adesso si vuole, come dire, schernire davanti a una specie, no, di timidezza, quindi il traduttore è uno che sta sempre, no, che sta sempre dietro.
Se voi vi ricordate, fra l'altro fino a pochi decenni fa, quando si facevano licitazioni dei libri stranieri, per esempio, non si metteva mai il traduttore. Cioè nelle note uno citava il libro straniero, ma non metteva il nome del traduttore. Adesso è impossibile non mettere il nome del traduttore quando citi da qualunque opera, saggistica o letteraria. Però il titolo è Il mestiere dell'ombra. E voi sapete che in italiano il mestiere dell'ombra può voler dire due cose molto diverse, perché appunto è quel famoso genitivo che può essere interpretato appunto il mestiere di colui che si occupa dell'ombra, di colui o di colei che si occupa dell'ombra, ma anche il mestiere che l'ombra produce. Allora, Renata, io mi scuso di chiamarti per nome, anche se in realtà non è che siamo amici, perché ci siamo visti poche volte, però è come, in qualche modo, è come se, siccome i meridiani sono in tutta la mia libreria, è come se lei fosse sempre lì, quando soprattutto dirò in quali momenti importanti. Allora, Renata, appunto lo ha detto Salis, ha creato in pratica per l'Italia gli equivalenti nella nostra lingua di alcuni concetti, parole freudiani molto complicati, che non sono, fra l'altro, non sono paragonabili a quelli di altre lingue, perché sui testi di Freud, appunto, su alcuni concetti fondamentali, alcuni termini, le lingue divergono. Però Renata sa benissimo che in psicanalisi l'ombra non è una cosa da trascurare, forse non tanto per Freud quanto per l'ondata degli allievi freudiani, perché l'ombra sarebbe, come dice appunto la parola stessa, quella parte non visibile, quella parte, diciamo, che non è sotto la luce, che però ognuno di noi in qualche modo si porta dietro, non solo nel senso banale che ognuno di noi fa ombra, che era il tema di un famoso romanzo, appunto, di Schlemihl, e che poi è diventato anche un tema di Pirandello e di molti altri scrittori novecenteschi, ma nel senso che ognuno di noi dentro di sé contiene un'ombra, e che tutta la nostra personalità in qualche modo nasce dalle strategie con cui fin da bambini, crescendo, uomini e donne, riusciamo a elaborare quell'ombra che ci portiamo dentro. Io credo che la vita di Renata sia stata una vita molto interessante per molti aspetti, sia la vita privata che la vita pubblica. E io credo che i libri, in quanto oggetti, siano stati gli strumenti con cui lei ha elaborato la sua ombra, con cui lei in qualche modo ha fatto i conti con se stessa. Se è vero che a un certo punto delle pagine di questo libro, dove lei ha calibrato in maniera molto attenta quella che è la sua voce con la voce degli scrittori, di alcuni degli scrittori da lei tradotti, di cui vengono riportate anche con delle immagini belle, come quelle dei libri di una volta, che erano patinate e non erano dentro alla pagina, ma erano incollate sulla pagina, le copertine appunto dei libri che lei poi ha tradotto, no? Quindi in un certo senso è un libro dove la sua voce non è mai sola, e questo è importante. Lei però dentro questo libro dice proprio che il traduttore è qualcuno che è in attesa di identità. Allora, se voi ci pensate, io adesso non voglio allargare troppo questo discorso, però questa definizione è la definizione più bella che si può dare intorno a chiunque di noi, perché chiunque di noi, qualunque cosa faccia, qualunque identità abbia, qualunque maschera porti sul chiunque di noi è in attesa sempre di identità, perché l'identità non è una cosa che acquisti e rimane lì ferma per sempre. L'identità è una cosa che si muove nel tempo, naturalmente con l'età, con i passaggi delle esperienze, con gli incontri che si fanno, eccetera, eccetera. Però la cosa bella è che lei dice il traduttore è in attesa di identità, il che vuol dire due cose: che il traduttore ne ha tante,
ma che non, come dire, non si riconosce mai in una di queste tante. E quindi, se voglio appunto citare, un traduttore è veramente sempre uno, nessuno e centomila, il che vuol dire che sfugge di continuo a un'unica definizione, ma che in modo angoscioso il traduttore stesso sente il bisogno di passare da un'identità all'altra. Ma questo, se ci pensate, è molto chiaro, perché il traduttore è qualcuno che deve essere per definizione un camaleonte. Per definizione un camaleonte. Un camaleonte che però sa bene come tener fermo a un certo punto questo suo istinto di metamorfosi, perché c'è appunto un libertino, perché c'è una frase che lei usa di Leopardi molto bella, dove Leopardi dice: guardate che l'italiano è una lingua molto adatta per le traduzioni, perché è vero che si presta molto, ma mantiene la sua indole. Quindi notate, per Leopardi la lingua italiana mantiene sempre la sua indole, per Renata Coloni il traduttore è in attesa di identità, no? E quindi c'è questo gioco continuo. Oltretutto, non so se l'idea è di questo magnifico editore o se è di Renata, questo libretto ha in copertina e poi anche nella pagina iniziale ha in miniatura questa bellissima immagine di Enzo Mari, il designer che è poi padre di uno scrittore italiano molto, molto famoso. Allora, cos'è questa immagine di Enzo Mari? È un'immagine che rimanda un po' a uno stile magari dell'arte, uno stile artistico fra gli anni 50 e gli anni 60. È l'immagine che è stata usata da Bollati Boringhieri per le sovracoperte dell'opera di Freud, no? Chi di voi ha in casa le opere di Freud nell'edizione Bollati Boringhieri, quella maggiore, che è bellissima, sa che appunto c'è questo gioco grafico. Quindi in un certo senso Renata Coloni e l'editore hanno deciso di mettere sulla copertina di questo libro una specie di firma artistica che rimanda all'inizio, o perlomeno all'inizio più importante dell'attività della Coloni traduttrice, cioè Freud, cioè 11 volumi da lei in parte tradotti, da lei in parte coordinati, da lei in parte rivisti. Come diceva Salis prima, se questo diciamo è il punto di partenza, il punto di arrivo momentaneo, perché appunto i libertini sappiamo che perdono il pelo ma non il vizio, il punto di arrivo momentaneo per ora è invece questo qua, cioè la montagna magica. E anche qui ci sarebbero da fare molte considerazioni, perché quanti ne conoscete che riescono a modificare il titolo di un romanzo che è considerato uno dei fondamenti della cultura letteraria europea, e in Italia è sempre stato appunto chiamato La montagna incantata, e a un certo punto arriva questa signora e dice: no, da adesso in poi lo chiamate La montagna magica. Cioè, io di casi simili penso ce ne siano veramente, non solo per l'Italia, ma se guardiamo alle letterature europee ce ne siano veramente pochi, per due ragioni. Uno, che la montagna magica non è che la si può tradurre ogni 5 anni, cioè l'aveva tradotta, come dicevo ieri in una telefonata veloce con Renata, Ervino Pocar, ed era la traduzione che abbiamo letto tutti quando eravamo giovani, e poi l'ha tradotta lei. Il che apre anche un discorso abbastanza interessante, sul quale poi magari Renata può intervenire, ma le traduzioni muoiono a un certo punto, perché se le traduzioni muoiono vuol dire che adesso l'edizione appunto di Pocar con quel titolo che adesso è cambiato, in un certo senso
potremmo considerarla ormai da buttare via. Io non credo che sia proprio così. Questo non per togliere naturalmente valore al lavoro di Renata, che poi ci racconterà quanto ci ha messo. Non credo che sia così. Credo che questo invece sia un fenomeno interessantissimo. Cioè, abbiamo nella nostra letteratura almeno due traduzioni importanti di un'opera così ponderosa e così difficile, e quindi è come se quell'opera vivesse due volte nella letteratura italiana. Su questo discorso della vita e della morte, anche se non è magari un discorso che può rendere felici, però bisognerebbe fermarci, sì, perché credo che la traduzione sia tutto un fatto di riportare in vita, ma nello stesso tempo di cercare di morire dentro l'opera che si traduce. Voi pensate, quando noi leggiamo un libro che ci attira, no? Cosa succede quando arriviamo all'ultima pagina? Che non vorremmo che il libro finisse, perché noi sentiamo che in qualche modo quell'esperienza muore nel momento in cui chiudiamo il libro. Ci sono dei libri che non è che nella vita si possono leggere 10 volte. Allora Proust, uno se lo riesce a leggere un paio di volte è già fortunato, Dostoevsky pure, Thomas Mann pure, e via dicendo. Quindi non è che possiamo dire, ma vabbè, adesso lo finisco, ma fra 6 mesi poi lo riprendo in mano. Questo è impossibile. Quindi durante la prima lettura, quando arriviamo all'ultima pagina, noi ci rendiamo conto che in qualche modo una parte di noi è finita lì. Però cosa succede? Che poi noi riacquistiamo un senso forte quando ricominciamo a leggere un altro libro. Allora io penso che per il traduttore questo sia un fenomeno che si sperimenta sulla propria pelle, per questo che poi Renata è così giovane, perché lei è rinata tutte le volte che ha, come dire, ripreso in mano un autore. Cioè, se tu prendi in mano appunto Freud, Werfel, Dürrenmatt e Bernard e Thomas Mann, beh, tutte le volte è come se la tua vita cambiasse, perché un'opera è una visione del mondo, al di là della lingua e tutto, è una visione del mondo. Quindi se tu sei un traduttore devi entrare dentro quel mondo, devi metterti degli occhiali che siano il più possibile capaci di leggere dentro quel mondo, e la tua testa in quel momento si modifica. Quindi potenzialmente un traduttore è uno che ha più vite, così come il lettore, no? Lo diceva, ricordate quella frase che diceva anche Umberto Eco, che chi legge di più ha più vite e quindi è come se fosse più felice in qualche modo. E un traduttore, immaginate quante vite ha, perché un traduttore è fondamentalmente un lettore molto più attento di noi, capace di entrare nel testo in maniera molto più attenta. E l'ultima cosa che dico prima di che Renata magari intervenga su quello che ho detto e Stefano le faccia qualche altra domanda, è appunto quello che lei prima diceva con il termine libertino, che ritorna appunto alcune volte dentro al suo discorso. Vi leggo questo passaggio. Per fare questo lavoro al meglio, cioè il lavoro del traduttore, sono quindi necessarie un'autentica devozione per la letteratura, la capacità di dimenticarsi di sé, e qui saremo nella parte appunto di mettersi nell'ombra, in un certo senso, però Renata non è così, come dire, così ingenua da pensare che tutto si riduca a questo. È chiaro che non si riduce tutto a questo. Un po' bisogna dimenticarsi di sé, ma non del tutto. E infatti aggiunge, ma anche di ritrovare una propria piccola, orgogliosa e un po' perversa vocazione autoriale. Ora, scritta da chi appunto ha tradotto Freud, la piccola, perversa vocazione autoriale non è una frase da ignorare, no? E una delle cose appunto che voglio chiedere a Renata è proprio questo: perché ha voluto utilizzare quel termine? Perché ha voluto utilizzare il termine perverso, che è uno dei termini chiave perlomeno di alcune delle analisi che fa Freud?
E l'ultima cosa che dico è, lei inizia il libro, poi magari dopo aggiungiamo altre considerazioni, lei inizia il suo libro, che non è una teoria della traduzione, i libri di teoria della traduzione sono a volte noiosissimi, perché esistono addirittura, poi sapete, dei manuali, dei corsi di traduttologia. Io non so se Renata ci creda troppo a queste cose. Secondo me, insomma, ci sono dei mestieri, no, tutti i mestieri, ma ci sono dei mestieri per i quali bisogna avere proprio il sangue adatto, ecco. Poi chiaramente lei ha anche avuto la fortuna di parlare in tedesco fin da quando era bambina, però forse c'è anche qualche cos'altro. Lei inizia il suo libro, dicevo, parlando appunto attraverso Leopardi di questa duttilità della lingua italiana, che però riesce a conservare il carattere di ogni autore senza snaturarsi, e finisce con una frase bellissima di Andrea Zanzotto, presa da un discorso molto bello sulle lingue dell'Europa, che si chiama il melograno delle lingue, questa immagine, fra l'altro questa immagine del melograno, che adesso mi viene in mente, che è al centro anche di una scena famosa della Montagna Magica, e che è un simbolismo abbastanza interessante. E Zanzotto dice, ma in effetti, dice, per un poeta vedersi tradotto è sempre un effetto un po' strano, però è in un certo senso anche piacevole lasciarsi gentilmente divorare e metabolizzare in altre lingue. Quindi vedete che c'è questa idea che ci sia un atto particolare all'interno della zona, lasciarsi divorare in altre lingue. Ecco, in un certo senso Renata Colori è stata un'eccezionale divoratrice di autori. E lei stessa, appunto, ha elaborato continuamente se stessa attraverso le traduzioni. E questo libro, che è così, sembra così esile, in realtà è un libro enorme, perché oltre a contenere il suo discorso di una vita di lavoro nell'editoria, al suo interno, appunto, contiene anche le immagini reali di alcuni dei libri che lei ha tradotto, accompagnate da alcune righe per ogni libro, che sono righe che lei ha scelto magari secondo un certo criterio che potrebbe anche spiegarci. E quindi questo libro è in un certo senso il frutto di una lunga elaborazione della propria ombra, è il frutto appunto di un lungo lavoro di continua morte e rinascita attraverso i libri e attraverso la lingua tedesca. E Renata ha traghettato verso di noi questi autori, fino a che appunto nessuno, io non me l'aspettavo appunto, ha traghettato anche la montagna magica, e ci ha regalato, dopo anni di lavoro, un libro da rileggere di nuovo. Adesso è obbligatorio leggere La montagna magica nella traduzione della Colorni, perché appunto è un altro libro. Grazie. Allora, naturalmente ringraziamo il professore per la puntualissima disamina di questo libro, che non si è soffermata solo ai contenuti, ma ha preso anche in esame proprio l'aspetto esteriore ed estetico, che è una delle componenti dell'importanza di questo libro. Per coinvolgere direttamente Renata nella chiacchierata, con una domanda che sarà semplice e diretta, ma credo difficile da rispondere, però in modo tale che tu possa allargare il discorso come meglio preferisci, vorrei leggere una pagina, che non è forse la più determinante di questo libro, molto breve, però ci serve per dare un'idea di che cosa, anche dello stile di Renata. Poco interessata alla teoria della traduzione, ho spesso rifiutato inviti a tenere lezioni. Una volta però, con un gruppo di studenti, ho messo a confronto le 4 o 5 versioni italiane preesistenti con la mia nuova traduzione per Adelphi della signorina Else di Schnitzler. Una novella straziante, un monologo interiore di profondità psicologica vertiginosa, pensato anche per essere portato a teatro. Ho analizzato le pagine iniziali del testo e ho spiegato ai giovani il perché delle mie scelte, che hanno determinato un risultato assai diverso da quello dei traduttori che mi avevano preceduto. Non si trattava di versioni con errori marchiani,
ma mi è sembrato di poter dimostrare che erano sorde ad alcune sottigliezze lessicali, a mio avviso decisive, o a inequivocabili indizi ermeneutici e perfino a essenziali particolarità tipografiche scelte dall'autore per distinguere il drammatico soliloquio di Else dalle parole che vengono pronunciate dagli autori della tragica scena. È stata un'esperienza sorprendente. Abbiamo capito che davvero tradurre, questa frase la ripeto, abbiamo capito che davvero tradurre è il modo migliore di interpretare un testo. E nel confronto tra diverse soluzioni traduttorie abbiamo messo in campo un appassionante esercizio di analisi testuale e critica stilistica. La domanda che ti faccio per entrare in questa chiacchierata, Renata, ringraziandoti per essere con noi, è proprio questa: di chi è al servizio il traduttore? Dell'autore, dell'editore, del lettore o di se stesso e della sua ombra? Buonasera, buonasera a tutti, sono emozionatissima di essere in questo posto così bello, dove mancavo da diversi anni perché c'ero stata per presentare dei meridiani, Romano Montroni mi aveva invitato in una veste diversa, nella veste di responsabile della collana, e essere oggi qui per parlare di questo mio piccolo libro è veramente per me un'emozione grandissima, quindi vi prego di scusarmi se sarò un po' confusa, perché sono veramente molto emozionata e vi dico il perché sono molto emozionata, poi provo a rispondere naturalmente alla tua domanda. Prima di tutto perché Marco Bazzocchi ha rievocato una figura che mi è molto cara, quella di Ezio Raimondi, che è stato un grande amico del mio patrigno, che però per me è stato come un padre, ovvero Altiero Spinelli, e che qui a Bologna è stato molte volte, è stato un collaboratore importante del Mulino, mi fa piacere di salutare Ugo Berti e di ricordare Evangelisti, insomma la vita di Altiero insieme al Mulino. E Ezio Raimondi è stato un amico di mio padre fino all'ultimo giorno della sua vita, quindi questo è un motivo di commozione per me, perché sentire evocare Ezio Raimondi qui a Bologna, in questa sala, da un giovane amico, perché quando io ho conosciuto Marco Bazzocchi era un ragazzo, ha lavorato a un meridiano di Malaparte, ti ricordi Marco? Va bene, questo è un primo motivo di commozione. Un secondo motivo di commozione è la presenza in questa sala di Vincenzo Campo e Francesca Boncompagni, i miei editori, editori di questo piccolo libro di cui oggi parliamo, editori di altre due piccole cose che ho fatto dopo che sono andata in pensione molto tardi, a 81 anni, è vero, dalla vita professionale in Mondadori. La commozione è dovuta al fatto che queste due persone, Vincenzo Campo e Francesca Boncompagni, hanno costruito insieme a me questo libro. Io l'ho scritto, certo, però, per esempio, la copertina l'abbiamo voluta e scelta insieme, abbiamo lottato insieme per ottenerla. Facevamo fatica ad avere l'approvazione di Enzo Mari, che non stava bene, e Lea Vergine, sua moglie, doveva darci la risposta. Abbiamo avuto la risposta pochissimo tempo prima che entrambi, Enzo Mari e Lea Vergine, scomparissero a causa del Covid. Ti ricordi, Vincenzo?
E Vincenzo ha voluto scegliere, e Vincenzo insieme a Francesca ha scelto le immagini dei libri che ho tradotto e che sono lì ad illustrare il libro. E quindi questo libro è un libro che abbiamo fatto insieme, perché è così che a me è piaciuto sempre lavorare. Ed è così che adesso si fa un po' più fatica a lavorare, vero Stefano? Nell'editoria italiana. Quindi ritengo che questo lavoro è un lavoro veramente di una piccola squadra di amici, di quella che Yves Bonfoy, in un bellissimo libro proprio sulla traduzione, ha chiamato la comunità dei traduttori. Ecco, questa è la comunità degli editori che noi abbiamo un po' realizzato. Tu mi hai chiesto... Allora, sicuramente, al contrario di quello che si potrebbe dire degli scrittori che traducono, per i quali la traduzione è al servizio di se stessi, è al servizio della propria creatività, della propria espressività autoriale, il traduttore, come ho cercato di dimostrare nelle pagine di questo piccolo libro, è un autore, sì, perché è autore, ma è un autore che ha bisogno dell'invenzione altrui per farsi autore. Ha bisogno, è ombra che si fa essere soltanto attraverso un esercizio di devozione che poi si trasforma in maniera appunto masochistica e perversa in essenza. E non è facilissimo raccontare questa cosa, leggere in questo libro è forse meglio, perché ci ho pensato molto, ogni riga è molto pensata, devo dirvi, non è, niente è stato scritto a caso, ci ho messo moltissimo tempo a scriverlo, non ci ho messo poco tempo. Allora, mentre lo scrittore traduce perché ha bisogno di appropriarsi di una scrittura altra per affinare la propria scrittura, per costruirla forse, per potenziarla magari, il traduttore quindi non è sicuramente al servizio di se stesso. Cominciamo a levare... Non lavora al servizio di se stesso, non lavora neanche al servizio della propria creatività o della propria aspirazione di scrittore mancato. Il traduttore è sicuramente al servizio dell'autore, cioè si pone come obiettivo quello di trovare, inventare nella lingua d'arrivo, nel caso nostro l'italiano, è vero, un posto che forse non c'era prima nella letteratura del tempo per una voce che non c'era. Questo è un esempio che vi faccio soprattutto per parlare di autori che non sono difficili da tradurre perché sono complicati da capire, ma autori che hanno una voce e una musica nella loro lingua che in italiano non è conosciuta, non era conosciuta prima che venissero tradotti. L'esempio che io faccio nel libro è quello di Thomas Bernhard. Se qualcuno di voi conosce i libri di Thomas Bernhard tradotti in italiano della casa editrice Adelphi, dove io ho lavorato a lungo per 16 anni e dove mi sono dedicata molto a lungo ai libri di Thomas Bernhard, perché non solo molti li ho tradotti, ma tutti quelli che sono usciti li ho rivisti e discussi con i traduttori. Quindi lì si tratta di trovare
di ritagliare nella nostra lingua un posto per lui. Thomas Bernhard ha un ritmo, una musica nella sua lingua che in Italia non c'era. È diventata la musica di Bernhard attraverso le nostre traduzioni. Non so se sono riuscita a spiegarmi, dimmi se dico delle stronzate perché è così, ricomincio. Ma assolutamente va benissimo quello che stai dicendo. Allora, cosa succede? Che è capitato, chi forse conosce un po' la letteratura italiana di questi ultimi decenni, che ci siano stati degli scrittori che hanno bernardeggiato, no? Trevisan, Giovanni Ferrara, io ne conosco un certo numero. Che cosa hanno fatto? Hanno imitato Bernhard, ma non è che hanno imitato Bernhard, hanno imitato la nostra voce di Bernhard in italiano, perché il tedesco, questi signori non lo conoscono, gli scrittori italiani non conoscono il tedesco, non hanno mai letto Bernhard in tedesco, ma l'hanno conosciuto e letto nelle nostre traduzioni e hanno imitato Bernhard nei loro libri. Cosa vuol dire? Che Bernhard è entrato nella nostra letteratura. Questo è quello che fanno le traduzioni letterarie che hanno senso, e cioè allargano il campo ideativo, il campo linguistico, il campo ideativo della nostra cultura, il campo linguistico di possibilità che erano ignote alla nostra lingua. Non so se mi sono perfetto, perché la domanda che segue. Ecco, quindi il traduttore è al servizio e dell'autore, naturalmente, perché diamo all'autore la possibilità di essere conosciuto, apprezzato e forse amato in altri contesti, diamo alla lingua la possibilità di arricchirsi, di ampliarsi, di diventare di più, quindi di crescere dal punto di vista conoscitivo ed espressivo, una lingua che attraverso le traduzioni aumenta di potenza. Questo è quello che mi viene da dire. Quindi il traduttore è al servizio della lingua, è al servizio dell'autore e si spera anche del lettore, perché il lettore in questo modo si appropria di qualcosa di nuovo. Proprio quello che ti volevo chiedere dopo, poi ovviamente poi se Marco Antonio Bazzocchi vuole intervenire nella facoltà, però si lega, ed è un argomento che Bazzocchi ha anticipato prima, a un certo punto le traduzioni invecchiano, forse invecchiano male, anche muoiono, e c'è bisogno di restituire una nuova musicalità a una lingua che forse non l'aveva o che l'ha persa. Tu, dalla tua esperienza, che appunto comprende un'opera capitale come La Montagna Magica, quando e come ti accorgi che una traduzione non funziona più, ha esaurito il suo compito e non restituisce più o non l'ha mai data alla voce di quello scrittore? Guardate, a questa domanda io vorrei rispondere con una citazione, che è una citazione che ho fatto in un discorso che mi è capitato di fare a Urbino, che è una città dove si è tenuta per tanti anni a cura di Lide Carmignani queste giornate della traduzione letteraria. Allora lì ho avuto un premio eccetera e ho raccontato qualcosa sul mio lavoro e quindi questa è una cosa di molti anni fa e ho citato qualche cosa che mi piace oggi ripetere, perché ho citato le parole di un autore che è da pochi giorni scomparso, cioè Javier Marías, grande scrittore a mio modo di vedere, grandissimo scrittore, che è stato anche traduttore, ha tradotto Stern, ha tradotto Yeats, un traduttore soprattutto dallo spagnolo all'inglese, dall'inglese allo spagnolo. E mi permetto di, siccome ho immaginato che potesse venire fuori questa domanda, ho ripreso questo discorso. Dice Marías, in Un cuore così bianco, un libro bellissimo che è uscito nei primi anni 90, nel libro che
attraverso il quale lui è stato conosciuto come grande scrittore. Sicuramente, dopo lo commentiamo magari, il motivo principale è che le lingue cambiano e invecchiano. I testi originali sono intoccabili, quasi sacri. Eppure quei testi potranno essere tradotti più volte, sempre nella lingua del loro tempo, senza smettere di essere se stessi, proprio come una partitura musicale può essere interpretata infinite volte, con una infinità di sfumature, velocità, strumenti, secondo gli interpreti, senza smettere di essere se stessa. La partitura non cambia, ma suona in modo differente ogni volta che la si interpreta, e in realtà si può dubitare della sua esistenza solo se non viene interpretata, se non ha luogo, se non succede. I testi originali sono un po' come le partiture musicali, le traduzioni come le esecuzioni o gli adattamenti di ciò che senza di esse tace e con il tempo impallidisce o si trasforma in geroglifico per i discendenti di chi scrisse l'irripetibile e inalterabile testo. I tedeschi di domani avranno il privilegio di continuare a leggere il Chiotte nella lingua tedesca di domani e non in una arcaica. Noi spagnoli avremo quello di continuare a leggere Die Verwandlung, la metamorfosi, e Der Zauberberg, la montagna magica, nello spagnolo che ci appartiene e non in uno arcaico. Onorare e premiare un autore straniero presuppone un atto di generosità, certamente, ma anche di vera comprensione del fatto letterario e del suo mistero. Trovo molto belle queste parole di Marias, che trovate in calce a Un cuore così bianco. È un discorso che lui ha fatto quando gli hanno assegnato il premio Nelly Sachs, e lo trovate nell'edizione di Un cuore così bianco di Einaudi. Dicevo quel giorno, e lo ripeto oggi, che mi riconosco in pieno in queste parole di Marias, alle quali vorrei aggiungere però che certo le lingue invecchiano e diventano arcaiche, ma che anche negli ultimi 50 anni è profondamente cambiato nel senso di una maggiore pretesa di scientificità, di precisione, di capillarità, il concetto stesso che abbiamo di traduzione, e che proprio nello stesso periodo gli strumenti del nostro mestiere si sono assai perfezionati e affinati grazie alle acquisizioni delle discipline che del fatto letterario si occupano a vario titolo, ovvero la linguistica, la critica letteraria, la lessicografia, eccetera. Tutto ciò fa sì che molte delle pur pregevoli antiche traduzioni di grandi autori del passato risultino oggi semplicemente sbagliate, oppure non più confacenti al gusto della nostra epoca. Questo era quello che dicevo in questo. Allora, sentite, basta che voi leggiate la traduzione di libri anche molto importanti della letteratura straniera del secondo Novecento. Provate a leggere, non so, le traduzioni di Fernanda Pivano o di Pavese o di Vittorini, di molti dei libri degli autori americani che noi abbiamo conosciuto e amato negli anni 50, 60, subito dopo la guerra. Ma vi accorgete subito che devono essere ritradotti, ma proprio immediatamente. Cioè, non, sei d'accordo, Stefano? Totalmente. Vanno proprio cancellati. Vanno proprio ritradotti, non c'è niente da fare, vanno riletti, vanno è patente questa cosa. Però vorrei anche dire qualcosa a proposito delle parole magnifiche che Marco Bazzocchi ha dedicato a questo mio piccolo libro, che veramente mi hanno fatto molta impressione.
ed è questo concetto della perversione, che della perversione del piccolo masochismo, che, perché la perversione del traduttore è una perversione masochistica, questo l'avete capito, vero? Il traduttore ha come prima sua postura quella di colui il quale non vuole possedere, ma vuole essere posseduto. Sì. Quindi è una posizione passiva e depressiva, si dice in psicoanalisi, no? Si mette con l'orecchio a terra e fa tabula rasa di se stesso, delle sue eventuali, chissà, speranzose doti espressive, perché in realtà il traduttore sa che per esprimersi creativamente ha bisogno dell'invenzione altrui. Questo lo sa il traduttore, tant'è vero che io sono un traduttore, d'accordo, e più di una volta mi è stato chiesto di scrivere e non sono capace di scrivere, so scrivere solo di traduzione, cioè del mio fallimento come autore eventualmente. Poi certo, naturalmente ho letto tutta la vita moltissimo, perché non faccio altro, adesso poi da quando sono in pensione non faccio assolutamente altro, leggo moltissimo e quindi cerco di scrivere decentemente, cioè questa è un'altra cosa, però è un'altra cosa che essere scrittori è proprio è un'altra cosa. Poi uno può essere un cattivo scrittore, un medio scrittore, un bravo scrittore, questo è un altro discorso, però è proprio una postura diversa. La postura depressiva e masochistica è quella del traduttore, non è certo quella dello scrittore. Siete d'accordo su questo o no? Però io vorrei discutere se qualcuno avesse voglia di farlo. Sì, ma dopo diamo la parola al pubblico. Non so se Bazzocchi vuole aggiungere, ma io ho almeno altre due curiosità che ti chiedo. Sì. La prima è questa. Tu in un passaggio proprio di quelli che si mettono nei trattini lunghi del tuo testo dici: Franz Kafka, che per me è il più grande scrittore del Novecento, chiuso trattino e si va avanti. Esatto. Però dici anche che mi sarebbe piaciuto tradurre. Allora ti chiedo se perché non ti è capitato di tradurlo e come lo affronteresti oggi, visto che è questo gigante col quale ci siamo tutti confrontati e che purtroppo la maggior parte di noi, il 99%, non è in grado di cogliere nel tedesco né nelle sfumature che lui ha dato a questa lingua. Come si potrebbe affrontare un nuovo modo di sentire la voce di Kafka? Tu sei cattivo. Stefano è un malvagio. No, scherzo, naturalmente siamo amici e quindi mi permetto di scherzare con lui e anche con voi. Allora, mi è capitato... mi è stato offerto di lavorare su Kafka, ma troppo tardi, non ce la faccio più, non sono più in grado, non ho la forza di affrontare questo autore, che so benissimo essere un autore straordinario. E non, devo dirvi onestamente, non mi soddisfano pienamente le traduzioni che esistono di Kafka sul mercato editoriale italiano, non mi soddisfano. Forse quella che più si avvicina a un mio ideale di traduzione di Kafka è Giorgio Zampa, un vecchio traduttore. Il processo di Giorgio Zampa è forse la traduzione migliore di quel testo. Io non sono troppo vecchia e sono troppo stanca e poi ci sono tanti editori che ci stanno lavorando, che ci staranno lavorando, che pensano di doversene occupare, che forse non sono capaci di farlo, non lo so. Io non ce la faccio più. Infatti le cose che ho fatto piccoline sono queste che so che di saper fare, cioè di tradurre un piccolo racconto meraviglioso per la verità di Thomas Mann come Disordine e Dolore Precoce, dopo aver fatto La Montagna Magica ho pensato di poterlo fare. Affrontare Kafka
per esempio i diari, con l'enorme bibliografia critica che c'è, perché naturalmente tradurre vuol dire studiare, vuol dire conoscere, vuol dire interpretare. Cioè, i nostri grandi autori, anche i grandi poeti e scrittori del Novecento, come Calvino o Primo Levi, hanno insistito nel dire tradurre è l'unico modo di leggere per davvero un testo e interpretarlo, no? Allora, tradurre Kafka vuol dire immergersi in un mondo immenso di enorme difficoltà. Quello che secondo me una traduzione italiana dovrebbe cercare di conservare è quella secchezza, quella in totale mancanza di infiorettamento che qualche volta il traduttore è tentato di fare, no? Cioè, esiste una specie di coine, il traduttese, che tutti gli editori lo conoscono. Il traduttese è quella lingua media, elegante, sinuosa, suadente. Nessuno di questi aggettivi comunicativa di quelle che sono considerate le belle traduzioni. Adelphi ogni tanto ha corre quel pericolo lì di tradurre tutte le cose un po' nello stesso modo, in una bella lingua. Ecco, per carità, Kafka non lo vorremmo così. Così come noi, io non lo vorrei nella lingua che Citati ha usato per raccontarlo, che sembrava che fosse così bello essere Kafka. Non era bello essere Kafka, neanche un po'. Ecco, non credo che avesse... Cioè, Citati era un uomo straordinariamente appassionato e straordinariamente intelligente, però aveva questa capacità mimetica di farsi altro da sé, di farsi scrittore, che lo rendeva però tutto bello... bello cicciotto, invece quello era magrissimo, stava molto male, non era bello essere Kafka, sei d'accordo? Vabbè, ecco. Indubbiamente non lo era. Ti posso chiedere? Mi rendo conto di non aver risposto alla tua domanda, in parte più risposta... di così non sono capace di dire. No, però, e poi non so appunto, ovviamente Bazzucchi poi intervenga quando vuole, basta che mi fa un cenno, però legandomi ancora a questa cosa qua di Kafka, ti faccio questa domanda. Allora, nessuno degli aggettivi che tu hai usato, secondo me, per il traduttese va bene, perché non sono per niente affascinanti, sinuose queste traduzioni, no, sono sciatte e sono soprattutto modellate su una lingua che si pensa che il lettore possa accettare, e soprattutto vale per l'inglese, ma lasciamo perdere. Quello che ti voglio chiedere è questo. Poiché tu dici che quando ti sei imbarcata nella traduzione di Freud, ti sei dedicata per 6 anni senza non fare altro che altro. Tradurre, capire, studiare e portare in italiano Freud, ecco, dici una frase, dice l'editoria all'epoca se lo poteva permettere. Quanto influisce, e visto che tu sei stata una grande produttrice di commissioni, di traduzioni nuove, la fretta che l'editoria ha nello sfornare libri mediocri e anche pessimi, nel non dare delle traduzioni efficienti anche a scrittori grandissimi? Allora, partiamo un attimo da una cosa che ci tengo a dire, e cioè che le buone traduzioni sono uno strumento fondamentale per fare una buona editoria. Su questo io vorrei che gli editori, se c'è qualcuno qui che fa l'editore, lo tenessero a mente sempre. Io ho abitato nell'Adelphi per 16 anni e mi occupavo della letteratura tedesca quando la letteratura tedesca in quella casa editrice era, insomma, comunque se non il centro, comunque un pilastro, no, della produzione adelfiana. Ho visto come venivano scelti i testi, che non ero io a sceglierli, i testi di Adelphi sono sempre stati scelti da Luciano Foà e da Roberto Calasso in quegli anni lì. Noi eravamo esecutori a seconda delle specializzazioni linguistiche di una cosa o dell'altra.
moltissimi libri, ma questo credo che tutti voi lo sappiate, che noi, che Adelphi ha pubblicato e che hanno avuto enorme successo commerciale, autori, erano già stati pubblicati, erano già usciti in italiano, in edizioni precedenti, Mondadori, Vallecchi, Silvia, adesso non vi sto a dire quali, ma moltissimi di questi libri hanno avuto successo grazie alle, alle nuove traduzioni, ma perfino autori che hanno fatto la fortuna di quella casa editrice, mi basti nominare Georges Simenon. Tutti i libri di Georges Simenon erano tutti presenti, tutti o quasi tutti presenti nel catalogo di, particolarmente di Mondadori. Kundera, presenti nei cataloghi di Mondadori, di Bompiani e di non so chi. Ma allora, non mi direte mica che ha avuto successo enorme solamente per quelle copertine così belle di Adelphi con quei risvolti dove la parola che ricorre più spesso è mirabile. No, non è solo per questo. Non è solo per questo. È perché sono state rifatte le traduzioni. E non corrette superficialmente, no, proprio buttate via quelle vecchie e rifatte. Quindi che la traduzione sia uno strumento di successo commerciale anche dei libri, quindi, e che le buone traduzioni facciano buona editoria, non c'è dubbio alcuno, d'accordo? Quindi se questo è vero, ed è vero, chiunque faccia l'editore o deve aver capito questo concetto oppure se lo deve far spiegare da qualcuno che l'ha capito, perché altrimenti non sa fare il suo mestiere, a mio modo di vedere. Mi sembra molto chiaro anche cosa hai detto tra le righe. Non so se Bazzocchi vuole aggiungere qualcosa. Forse, ma io ho altre domande. Sì, ma magari facciamo. Voglio abusare. A me piacerebbe molto, ma usciremmo un po' da questo tema. Non che Renata dicesse due parole invece sulla seconda parte della sua vita, cioè quella che riguarda appunto i meridiani, perché per chi studia la letteratura, io parlo della letteratura italiana, grazie a Renata sono cambiate le cose, cioè, grazie, almeno, cioè, io parlo di due occasioni che trovo fondamentali, credo che abbiano messo a dura prova Renata tutte e due, una è l'edizione di Pascoli fatta da Garboli, ah, che bello. E una è l'edizione di Pasolini fatta da Walter Sitti. Allora, quelle sono due cose che hanno cambiato il modo di guardare a Pascoli e a Pasolini. Cioè, dopo quelle lì non si può far finta che non ci siano. E io credo che in entrambe queste avventure il masochismo che Renata ha dichiarato si fosse un po' trasformato in sadismo, visto che nessun masochista è alieno dal suo opposto. Non c'è Allora, va bene, intanto per farvi divertire un pochino vi dirò che ho vinto una scommessa con Gian Arturo Ferrari per quel che riguarda il Meridiano di Pascoli, perché due cose vi voglio raccontare. Il Meridiano di Pascoli è l'unico meridiano per il quale io ho fatto mettere in copertina il nome del curatore. Voi sapete, tutti i meridiani hanno un curatore o più di uno, no? Tutti i curatori hanno dei, è molto importante, la figura del curatore dei meridiani è una figura che intanto ha mandato in cattedra un po' di gente, intanto per cominciare, no? Ci sono molti studiosi giovani che sono andati in cattedra grazie ai meridiani. E poi, ma questo è giusto naturalmente, e poi hanno avuto successo proprio grazie alla eccellenza delle curatele. Però la regola era che le copertine, no, qui non c'è i cofanetti dei meridiani hanno l'autore e il titolo.
e la foto, questo è quello che è. Adesso, quello che sarà poi adesso, d'ora in avanti, non lo so e non lo voglio sapere, ma ai miei tempi così era. Quando è uscito il Meridiano Pascoli, il momento di fare il coso, ho detto no, mi dispiace, ma qui facciamo un'eccezione. Mettiamo il nome di Garboli sul cofanetto, perché il Meridiano Pascoli è in realtà un Meridiano Garboli. Tanto è vero che Enzo Siciliano, quando è uscito Enzo Siciliano, vi ricordate naturalmente chi era, no? Era un critico italiano, un uomo di grande cultura, anche di grande finezza e anche un uomo molto simpatico. Mi ha telefonato e mi ha detto: ho ricevuto il Meridiano Pascoli, ma Pascoli dov'è? Pascoli dov'è? Nel senso che in quel caso Garboli ha enormemente, come dire, sopravanzato quello che era il compito che gli era stato assegnato. E la scommessa che avevo fatto con Gian Arturo Ferrari, che era il mio capo, cioè era il capo della Mondadori, il direttore generale della casa editrice, era che il libro non sarebbe mai uscito, perché Garboli ci ha messo 25 anni per fare quel libro. 25 anni. Questo per quel che riguarda, non posso entrare adesso nel merito del... Questo per quel che riguarda Pascoli. Non mi sto a dire, vabbè, no, troppi ricordi mi tornano alla mente. Pasolini. Innanzitutto vi voglio dire una cosa, che ho un ricordo di grande gratitudine. Io sono molto amica di Walter Sitti, quindi questo lo devo dire con lealtà, perché è così. E sono anche molto grata al fatto che Walter Sitti abbia desiderato avere la Silvia De Laude, che era la sua collaboratrice, nel frontespizio come co-curatrice. Questa è una cosa che non succede. Normalmente i professori universitari, i giovani che li aiutano, eccetera, eccetera, non li vogliono accanto a sé. In generale tendono a cancellarli. Cosa che invece non è avvenuta in quel caso lì. Walter ha voluto la Silvia De Laude e ha fatto questo lavoro con una specie di... ha vissuto quel suo lavoro con una specie di rovello ininterrotto e come l'analisi interminabile. Tanto è vero che adesso Petrolio l'ha ricominciato tutto da capo, no? Ah, non si sente? Scusate. Io credo che, e per quel che riguarda il Meridiano di Pasolini, mi racconto un'altra cosa che è abbastanza interessante per la storia dell'editoria. Io ho pensato di fare un Meridiano, ve lo dico onestamente, ho pensato di fare un Meridiano Pasolini in tre volumi, molto, molto semplicemente. Uno poesia, uno di prosa e l'altro di saggistica. Questa era l'idea iniziale. E sono andata a Roma, a Lungotevere mi sembra che stesse, dall'agente di Pasolini, che era una donna straordinaria, si chiamava Teresa Esa De Simone, agente di Pasolini, agente di De Filippo, agente di Pirandello, una delle grandissime agenti letterarie italiane e poi agente di grandi autori anche del cinema. Tant'è che io mi ricordo quando è morta, sono andata al suo funerale a Roma, era un caldo da morire e c'erano tutti gli autori del cinema che io avevo visto in tutta la mia vita, attori, registi, era impressionante. Questa signora, gli ho detto, vorrei fare un Meridiano Pasolini e vorrei fare tre volumi. Lei mi ha detto, ma tu chi sei, scusami, vuoi farlo per conto di quale editore? Per conto di Mondadori. Ah no, io con quel fascista non voglio avere niente a che fare, questa è stata la sua risposta. Ho detto, guardi signora, ma a me fascista non me l'ha mai dato nessuno, e quindi per piacere, no? Ecco.
Abbiamo subito avuto uno scontro sul fatto che non mi poteva, non desideravo essere definita fascista da nessuno e quindi neanche da lei. Dopodiché lei mi ha detto: no, Pasolini lo vuole fare, Garzanti, Einaudi, lo vogliono fare tutti gli editori italiani. Lei vuole fare Pasolini? A me il Mondadori mi sta antipatica, Berlusconi lo detesto. Se volete fare Pasolini dovete fare 10 volumi, lo dovete fare tutto. Allora io va bene, ho capito. Sono tornata a Milano, sono andata da Leonardo Mondadori e da Gianni Ferrario e ho detto: allora, ho 10 volumi o niente. E loro mi hanno detto: tu cosa pensi? Facciamolo. Mi avete detto che devo sgominare la concorrenza, che i Meridiani devono diventare l'unica collana di... E così è andato. Non so se ho risposto in maniera interessante. Renata, ho due domande ancora. Allora facciamo così, proprio caliamoci di nuovo nella tua veste di dirigente, di direttore di Meridiani Mondadori, ma anche di traduttrice. Ti sarà capitato, come ti è capitato, di commissionare delle traduzioni dal tedesco, non so, prendiamo l'ultima, Hölderlin di Reitani. In questo caso eri temuta, dovevi controllare, era un'azione che il traduttore al quale tu commissionavi questo lavoro vedeva come, ti vedeva come un alleato, un possibile nemico? Che cosa è successo? Raccontaci quando tu eri in grado di verificare con puntualità una traduzione altrui per un lavoro che tu avevi commissionato. Certo, ti ringrazio di questa domanda, ha bisogno di qualche momento, forse abbiamo pochissimo tempo, vero? Cerco di essere molto concisa. Questa tua domanda implica una mia spiegazione di cosa sia il lavoro di revisione, no? Il lavoro di revisione delle traduzioni, che è necessario, indispensabile per tutte le traduzioni. Certo che mi è capitato, ho per esempio commissionato i Meridiani di Theodor Fontane, un bellissimo scrittore tedesco, secondo me poco conosciuto in Italia, ma secondo me molto molto interessante. Ho lavorato molto con Giuliano Baglioni, che è stato uno dei grandi germanisti di questo paese, e li ho affidati a Silvia Bortoli. In quel caso, per esempio, il risultato è stato molto buono, decisamente buono. Poi mi è capitato invece di commissionare sempre alla stessa traduttrice un libro famosissimo e meraviglioso di Thomas Mann, cioè I Buddenbrook. Non ero per niente soddisfatta e quindi ho lavorato moltissimo, mesi, a rivedere quella traduzione. Naturalmente la Silvia Bortoli non era contenta, perché era andato tutto bene per Fontane, ma per Thomas Mann no. E quindi adesso diciamo qualcosa sul lavoro di revisione. La revisione è un'operazione molto delicata, molto difficile, spesso abbastanza frustrante, e che esige una doppia oblatività. Ho cercato di spiegarlo anche nel mio librino, e cioè il revisore deve essere un bravo traduttore, deve però fa un lavoro ancora più oscuro, ancora più nascosto di quello del traduttore, cioè si deve mettere al servizio di due voci. Una è quella dell'autore, d'accordo? L'altra è la voce anche del traduttore, perché delle due l'una: o il traduttore è un cane e allora è meglio che la traduzione non venga accettata e quindi venga rifiutata e affidata a qualcun altro, oppure se il traduttore è qualcuno che ha una sua voce accettabile, una sua sensibilità, una sua sensatezza, diciamo, nel fare il suo lavoro. Allora il revisore, anche se potrebbe avere in mente cose diverse rispetto a quello che ha fatto il traduttore,
deve tirarsi indietro, deve fare un passo indietro, deve, come dire, avere un doppio rispetto, un rispetto nei confronti della voce dell'autore e anche di quella del traduttore. E questo è spesso difficile, perché il traduttore non sempre vede nel revisore un alleato, e cioè qualcuno che collabora con lui al servizio della correttezza e dello smalto della pagina, non sempre, ma vede spesso nel revisore un persecutore oppure un burocrate ottuso che lavora per conto terzi. Cioè è un, il lavoro del revisore è davvero un lavoro abbastanza ingrato, ciò nonostante, a mio modo di vedere, è necessario. Spesso capita che i traduttori e i revisori stabiliscano una buona alleanza, una buona collaborazione. Qualche volta no, questo fa parte delle difficoltà di questo lavoro. Allora, ho ancora due curiosità che ti chiedo, poi ovviamente ci avviamo alla conclusione. La prima è questa: esistono secondo te degli autori intraducibili o dei libri intraducibili? Te lo dico per questo. L'anno scorso, anzi quest'anno, sono caduti 100 anni dell'Ulisse, abbiamo avuto delle traduzioni dell'Ulisse, ci sono dei testi ancora più complicati come il Finnegan's Wake di Joyce, che è veramente una sfida molto molto complessa per chi traduce. Quindi esiste secondo te, uno, che alza bandiera bianca, e due, se tu nella tua esperienza di traduzione ti è capitato di dire ma quest'autore io non sono riuscita a tradurlo come avrei voluto, lascio perdere. E beh, questa è una bellissima domanda, è una bellissima domanda che esige una riflessione, sì. Allora, vi dico sinceramente, l'altro giorno ho proprio incontrato a Capalbio, dov'ero, Enrico Terrinoni, che è il traduttore dell'Ulisse, ha fatto 2 o 3 traduzioni dell'Ulisse nel giro di 2 o 3 anni, non so se... Prima l'ha ritradotto per Newton Compton qualche anno fa, ricordate? Sì. E io mi ricordo che l'avevo incontrato proprio urbino, ho detto ma perché lavori per, tu sei un bravissimo traduttore, lavori per Newton Compton, ma sei impazzito, cioè non si lavora per un editore che non dà importanza a questo lavoro. Invece mi sbagliavo, perché lui mi ha detto no, non è vero, in realtà forse aveva ragione, cioè Newton Compton è quella cosa lì che tutti sappiamo cos'è, però forse ogni tanto fa delle cose diverse da quelle che noi... È un po', come dire, un luogo comune, no? Quello che Newton Compton fa orrore, no? Lui mi ha detto, no, guarda, non solo ci tiene molto, ma anche pagato bene, perché qui c'è anche il problema di come sono pagati male i traduttori, lo sappiamo, no? E quindi quel lavoro che lui ha fatto per Newton Compton, lui ne era contento. E poi gli anglisti che io conosco, ne conosco diversi di cui mi fido molto, mi avevano detto che comunque era interessante questa sua versione. Vi dico la verità, io non ho letto tutte le versioni dell'Ulisse che ha fatto Terrinoni, perché lui poi questa versione qui lui l'ha rifatta, ma a distanza di 2 anni, per Bompiani, adesso col testo a fronte uscita. Finnegan's Wake l'ha pubblicato per Mondadori insieme, lui è insieme a Pedone, sono in 2 che si sono messi a tradurre Finnegan's Wake. Se qualcuno di voi l'ha visto, io non ci ho capito niente. Io non ci ho capito. Questo ci salva come lettori, perché se non l'hai capito tu, guarda, vuol dire che siamo autorizzati a dirlo anche noi. Cioè, ci sono, certo che ci sono delle cose intraducibili, però ci sono anche delle persone molto coraggiose che ci provano e fanno bene a farlo, perché probabilmente ci sono delle persone più coraggiose di me o più capaci, eccetera, di entrare dentro quel groviglio testuale. E invece a te è capitato di no?
Sì, 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 mi è capitato. Ho poi convogliato una traduttrice che purtroppo è mancata, che era molto brava, la Elisabetta Dell'Anna Ciancia, per tradurre dei libri molto barocchi, come l'Erne Tolenia, Peruz, che Adelphi prediligeva. Io non sono tanto portata per questo tipo di autori, no? Per cui è vero, se non c'è una certa affinità, consanguineità tra il traduttore e l'autore, il traduttore non ce la fa. Ma non perché non riuscissi a tradurlo, ma perché non mi piaceva abbastanza. Bisogna anche amarle le cose. Per stare giorni e giorni su una pagina, che poi quando hai finito di stare quei giorni e giorni dici ma che roba è, ma chi se ne frega, ecco, allora certo, come no, chiunque di noi abbia provato a tradurre una cosa che non gli piace dice basta, non voglio, non, sì, certo. E così come non, così come... Ultima domanda, sì. Ultima domanda, Romano ci fa segno che dobbiamo andare, lo so che è difficile questa domanda che ti faccio, però ti prego di rispondere rapidamente, perché vorrei chiudere con l'autore col quale tu inizi il libro, cioè Freud. Siccome il libro si chiama Tradurre letteratura, Freud non è letteratura, sì, almeno, è letteratura, almeno nell'accezione corrente. Freud è letteratura. Fammi fare Freud la domanda. È no, ti voglio farti la domanda, che è appunto questa. Tu scrivi Freud, contrariamente a quello che si pensa, e anzi ha anche vinto dei premi. Sì. Il premio Goethe del 1930. Come hai dato una voce letteraria a questo signore? Guarda, è meraviglioso Freud, è uno scrittore fantastico, ma è una cosa pazzesca, cioè, ma anche l'interpretazione dei sogni, cioè, ma guarda, anche l'introduzione al narcisismo, per dire, perfino dei testi teorici di grande hanno una capacità visionaria talmente incredibile. Una volta Romano Montroni mi ha fatto scrivere una piccola cosa sul libro più importante della mia vita, ti ricordi come si chiamava in quel libro? I libri che cambiano la vita. Io ho parlato dell'interpretazione dei sogni. Guarda, Freud, provate a leggerlo, se Freud è anche letteratura. Poi Hillman lo ha detto, sì. Hillman lo ha raccontato, ma ci sono altri, ma Thomas Mann stesso, Musch, cioè uno scrittore svizzero molto interessante. Freud è un grande autore della letteratura tedesca, non ho dubbi su questa cosa qua. E sono gli inglesi che non l'hanno capito, ma noi abbiamo una lingua, vedi Leopardi, che è capace di dare questa valenza letteraria. Io devo dirvi onestamente, ho più di 80 anni e me lo ricorderò finché campo, quando Luciano e Foà e Roberto mi hanno detto tu devi venire a fare la letteratura tedesca alla Delphi. Io gli ho detto ma no, ma io sono una filosofa, sono laureata in filosofia, ho tradotto Freud, cosa c'entra la letteratura tedesca, non c'entra niente. E Luciano Foà, che è stato un grande editore, e Roberto Calasso, che è stato un grande editore, mi hanno detto ma guarda che le tue traduzioni di Freud sono la pura letteratura. E io sono entrata nel campo della letteratura come traduttrice grazie a Freud, grazie alle traduzioni di Freud, e così sono state valutate. Non, a loro non gliene importava niente della teoria psicoanalitica, gli importava il pensiero tradotto in letteratura. Grazie allora a professor Bazzocchi, e soprattutto concedetemi un grande applauso a Renato Colorni, che ha un'esperienza unica nell'editoria e nella traduzione italiana. Grazie a voi per essere stati qua, il libro del quale abbiamo parlato è questo, e Renato è qua per firmarvelo e per autografarvelo. Grazie.